Sanità, Schillaci chiede un cambio di paradigma, prevenzione chiave di volta. Vaccini anti-Covid, OMS, scesa la copertura tra sanitari e over 60. EMA, Ullavand e Liminga, nuovo presidente del PRAC. Lotta alle zanzare nelle farmacie di Verona, il kit antilarvale. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Alla sanità italiana serve un cambio di paradigma. Oggi abbiamo un servizio sanitario fondato prevalentemente sulla cura, ma la chiave di volta per il futuro è la prevenzione. Nessun servizio sanitario potrà essere sostenibile se non si potenziano le attività di prevenzione. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione di un appuntamento dedicato all'invecchiamento attivo attraverso la prevenzione che si è svolto l'11 luglio a Genova nell'ultima riunione prima del G7 Salute di ottobre ad Ancona. La copertura vaccinale anti-Covid è diminuita tra gli operatori sanitari e gli ultrasessantenni, che sono due dei gruppi più a rischio della malattia collegata all'infezione da virus SARS-CoV-2. Lo ha dichiarato Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS raccomanda che le persone appartenenti ai gruppi a più alto rischio ricevano una dose di vaccino anti-Covid di richiamo entro 12 mesi dall'ultima. La farmacista Ullavand e Liminga è stata nominata presidente del PRAC, il comitato dell'Agenzia Europea dei Medicinali responsabile della valutazione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali per uso umano. Il mandato di durata triennale inizierà a settembre 2024. Nel ruolo di presidente voglio continuare a garantire che la sicurezza dei pazienti e la salute pubblica rimanga la nostra priorità. Sono state queste le prime parole dopo la nomina di Liminga. Con l'obiettivo di facilitare la lotta alle zanzare che proliferano con il caldo torrido e l'alto tasso di umidità, anche quest'anno le farmacie di Verona e provincia offriranno il kit antilarvari a un prezzo calmierato. Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, ha spiegato: consideriamo la lotta alle zanzare una prevenzione sanitaria importante per gli esseri umani e gli animali, che per essere efficace va praticata con regolarità almeno fino a tutto settembre. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana. Buona giornata!